dimensione di autonomia. Devo arrivare all'Europa, se non ricordo male, la liquidità, mi sa che ho già risposto. L'internalizzazione è molto veloce, si diceva alla fine, forse lo dicevi tu, il sindaco. Allora, perché non aiutiamo l'internazionalizzazione? In un'economia di mercato, chi aiuta le imprese a internazionalizzarsi sono servizi appositi offerti da cittadini, da attività imprenditoriali private. Poi questo, come consulenti finanziari, spesso ci si improvvisa, eccetera. Ma ciò non significa che lo Stato non possa aiutare a livello di comparto di sistema industriale l'internazionalizzazione. Questo viene fatto, eh? C'è la SACE, la società che assicura i crediti per gli investimenti esteri, c'è l'ICE, l'Istituto del Commercio Estero, che assiste le nostre imprese che vogliono sfondare dei mercati esteri, ci sono strumenti messi a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti, dopo ci arriviamo velocemente, che riescono a sostenere anche gli sforzi finanziari dei nostri imprenditori che vanno all'estero. Qual è il problema? Il mio problema è che la struttura industriale di questo paese che non è forse adatta. Queste sono cose fritte, ritrite. Quando tu hai una struttura industriale che per il 95% è fatta da imprese sotto 10 dipendenti, è... Perché guardate che, allora, qui un altro comune problema. Non è vero che siamo solo noi. Cioè, ad avere così tante piccole imprese, sono tutti, anche la Germania, addirittura anche l'Inghilterra. Qual è il problema? Che noi abbiamo pochissime medio-grandi imprese. Cioè, gli altri paesi, anche se ne hanno poche, sono di dimensioni maggiori. Diciamo che ne hanno anche come noi, in realtà non è vero, ma sono di dimensione media e maggiore. Noi ne abbiamo pochissime. E per andare a fare quella roba lì, soprattutto in un mercato globalizzato come il nostro, serve un'impresa medio-grande, anzi meglio se grande, e noi ne abbiamo troppo poche, questo è il punto. Quindi che tu l'assista con un intervento statale, che l'assista lasciando che il mercato offra un servizio di consulenza, assistenza, eccetera, e se tu non hai la forza finanziaria, la forza manageriale, abbiamo il problema, ma sono cose che da 30 anni si ripetono, delle imprese di seconda, terza generazione, i figli dei fondatori di queste imprese fanno fatica al ricambio generazionale, non gliene frega nulla, vogliono godersi i soldi accumulati dal papà, vogliono... c'è questo problema qui, non si quotano in borsa queste imprese, abbiamo fatto partire i bond di distretto ma fanno fatica a partire. Il problema è la struttura industriale che è, diciamo, troppo polverizzata e che quindi per aggredire mercati esteri ha bisogno di consolidamenti, secondo me, diversi. Sul digitale abbiamo Palazzo Chigi, ufficio apposta, Riccardo Luna, che è uno dei maggiori esperti internazionali di economia digitale e digitalizzazione, stanno lavorando benissimo, è stato l'evento a Torino, alla Reggio di Venaria, col Presidente, proprio su questo, quindi immagino che tu l'abbia seguito. E confesso, ma per stanchezza mia non ho esattamente compreso bene l'ultima domanda sulle spese correnti, nel senso, sono coperte ovviamente dall'equilibrio di parte corrente di bilancio, nella regola fiscale, quindi... magari dopo, insomma, riusciamo, mentre mi bevo, mangio qualcosa a volo, mi spieghi meglio.